Buonasera, buonasera e benvenuti a questo speciale dedicato al debutto nel campionato di Serie B del Pescara. Giocherà la formazione allenata da Bepi Pillon domani a Cremona, anche se già da questa sera alle 21 ci sarà l'anticipo del venerdì tra Perugia, o meglio tra Brescia e Perugia. Prima di vedere insieme i vari contributi, andiamo a dare uno sguardo a quella che è proprio la prima giornata del campionato di Serie B. Come detto, l'anticipo di questa sera alle 21, Brescia-Perugia e poi Cremonese-Pescara domani alle 18, così come Salernitana-Palermo domani sempre alle 18, come Venezia-Spezia. Verona-Padova si disputerà alle 18, ma domenica, e poi le altre partite: Ascoli-Cosenza, Cittadella-Crotone, Foggia-Carpi. Questa partita sarà diretta da Federico Dionisi della sezione dell'Aquila. Si tratta di un esordiente, arbitro esordiente, promosso dunque nella CAN B, 29 anni aquilano, e sarà supportato dal pescarese Giacomo Camplone, designato quale quarto uomo del match. Lunedì sera il posticipo delle 21 sarà Benevento-Lecce, riposa il Livorno. Livorno che tra l'altro sarà il primo avversario all'Adriatico Cornacchia, proprio del Pescara, nella seconda giornata di campionato. Ma come vi dicevo, andiamo subito a vedere nell'ampio servizio preparato da Massimo Profeta quali sono gli umori che si respirano in casa biancazzurra per questa prima trasferta del campionato di Serie B. Niente proclami, piedi per terra, è il refrain della vigilia di campionato, trasferta di Cremona, ma Pillon mette da subito le cose in chiaro. Secondo me parlare e fare proclami, dire vinciamo tutto, secondo me è presunzione, si rischia di parlare a vanvera. Io non sono uno di questi, io mi conoscete, non faccio il passo più lungo della gamba, ragiono da partita in partita, vedo come sono le situazioni, cerco di correggere sempre dove sbagliamo. Però se vengo qua a fare proclami, non so, non ha senso, non sono quel tipo di allenatore. Che saremo la mina variante? Sì, e romperemo le balle a tutti? Sì, questo è poco ma sicuro. Che morderemo tutti? Questo è sicuro, perché sennò li aspetto qua. Sicché quello è sicuro. La prima giornata di solito è un'incognita, c'è grande attesa mista a curiosità. Il Pescara è un mix di gioventù e di esperienza. L'obiettivo è cancellare l'ultima balorda e travagliata stagione, soprattutto riconquistare la fiducia dell'ambiente. Indisponibili Palazzi e lo squalificato Canutè, il probabile 11, Fiorillo Trepali, Matteo Ciafani al debutto, Gravion, dubbio per Rotta Scognamiglio, mentre a sinistra gira Balzano, a centrocampo Memusha, Brugman, Macin, davanti il Tridente, Mancuso, Cocco, Antonucci. Ha in testa un sistema di gioco alternativo, mister? Sì, l'abbiamo anche provato a Chievo con il 4-3-1-2. Alle volte possiamo fare 4-2-4, dipende dalle situazioni e dalle partite. Lo diceva anche Brugman, mi piacerebbe fare il vecchio ruolo. Il dubbio è questo: col 4-3-1-2, poi i tanti esterni che ci sono, insomma. Sì, si possono adattare, però insomma, noi abbiamo costruito la squadra in quel sistema. Abbiamo lavorato 2 mesi su quel sistema. Io posso creare un'alternativa per la partita in corso, per mettere in difficoltà l'avversario. Devi recuperare la partita, rischi tutto per tutto, 4-2-4. Devi vedere che loro giocano col centrocampo a 3, soffrono magari, e metti il 4-3-1-2. Dipende dalla lettura della partita. Poi il nostro cammino e il nostro sistema è quello, perché abbiamo costruito la squadra su quel sistema. Senta, mister, è convinto che la squadra debba comunque accorciare in avanti? Cioè, parlando un po' del piano partite. Noi dobbiamo essere coraggiosi, giocare la nostra partita, andare lì, non avere le emorragie, cioè aspettiamo, vediamo cosa succede. No, non aspettiamo niente, quello che facciamo, quello che dobbiamo fare, ce la giochiamo. Se poi alla fine loro sono più bravi, gli daremo la Certo. mano, sono più bravi, a me. Però io non voglio mai in ogni partita avere rammarico e dire potevamo giocare di più, potevamo. No, questo non lo voglio avere, io voglio giocarla la partita, poco ma sicuro.
Per contro la Cremonese, team sulla carta di spessore, ha rivoluzionato in sede di mercato, privo però di due elementi top come Piccolo e Paulinho. Ben 7 le novità, di cui 4 in difesa rispetto alla squadra dello scorso anno. Sistema speculare 4-3-3, tre pali il serbo Radunovic. Mogos, Terranova, Clayton, Dos Santos è migliore in difesa. Castagnetti in cabina di regia, Arini e il grande ex Daniele Croce Mezzali. Davanti Carretta e Castrovilli a supporto di Montalto, 20 gol con la Ternana nell'ultimo campionato di B. È una squadra che è stata costruita per arrivare nelle prime posizioni, perché basta guardare i nomi, tutti esperienza, grande esperienza di squadra, sanno quello che vogliono sul campo, conoscono perfettamente la categoria, l'allenatore conosce benissimo la categoria, è molto di esperienza, è molto bravo fra l'altro, perciò è una squadra costruita per vincere. Forse è meglio affrontarla proprio adesso, una squadra come la Cremonese che è attrezzata per vincere, magari non è al top. Ma prima o dopo dobbiamo trovarle tutte. Io dico che in questo campionato qui non ci sono partite facili, sono tutte difficili, tutte le squadre sono organizzate, cioè, se io ho osservato tutte le rose, sono tutte delle rose di ottima qualità. Il campionato secondo me è uno dei più difficili degli ultimi anni. L'ultimo successo biancazzurro a Cremona risale a 20 anni fa, 20 dicembre 1998, in panchina Gigi De Cagno, autogol di Collauto, doppietta di Mauro Esposito. Quindi un KO nel 2006, gestione Sarri 2-0 e un pareggio 0-0 il 23 settembre dello scorso anno. Curiosità sulla panchina dei Lombardi, il confermato Andrea Mandorlini, che ha incrociato il Pescara ma alla guida del Verona anche nella giornata inaugurale del campionato 2011-2012. Nelle immagini 2-1 per i biancazzurri di Zeman, gol di Immobile, autorete di Ceccarelli che nel finale accorcia le distanze. Fu l'inizio di un cammino a dir poco entusiasmante, culminato nella strepitosa promozione in Serie A. Hai visto mai? E dunque avete sentito ampi stralci della conferenza stampa del tecnico del Pescara Bepi Pillon. Ora vi riporto invece le parole del tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini proprio alla vigilia di questo match. Ha detto, partendo dal generale Mandorlini: sarà un campionato molto duro, il più duro degli ultimi anni, ci saranno meno squadre e lo stesso numero di promozioni e retrocessioni. Questo, continua Mandorlini, la dice lunga sulla competitività della stagione che ci attende. Poi sul Pescara, prosegue l'allenatore grigiorosso, ha cambiato poco e nutre molte velleità. Davanti a noi troveremo avversari duri, soprattutto a centrocampo. La squadra di Pillon è tra le più attrezzate della categoria, ma anche l'attacco con Cocco e il ritorno di Capone a grande qualità. Loro partono con aspettative di spessore e possono davvero far male. Così dunque Andrea Mandorlini anche alla vigilia di questo primo impegno Cremonese-Pescara, in programma domani allo stadio Zini di Cremona con inizio alle ore 18. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa e poi continueremo con Anteprima Pescara. Su Cremonese Pescara in programma domani alle 18 allo stadio Zini continuiamo con i contributi. Enrico Giancarli ha intervistato Vincenzo Fiorillo, il portiere biancazzurro vede così la partita di domani. Sentiamo. Scatta il campionato e tornano le esclusive di Rete 8 Sport con i tesserati del Pescara, pre-gara con Vincenzo Fiorillo. Vincenzo, parola al campo, finalmente. Sì, era ora che si iniziasse il campionato e partiamo subito con una gara molto difficile, perché secondo il mio punto di vista andiamo ad affrontare una formazione che per qualità è tra le prime 6 o 7 del campionato quest'anno. E quindi partiamo subito con una partita molto difficile e sappiamo che per uscire da quel campo con una vittoria ci vorrà una grandissima gara. Oggi uno dei quotidiani più importanti italiani, la Gazzetta dello Sport, facciamo il nome, ha messo il Pescara nella griglia per la salvezza, cioè in ultima fascia. Vabbè, il campionato scorso ha detto che ci siamo salvati all'ultima giornata, quindi non è un problema. La carta stampata può dire qualsiasi cosa, poi il verdetto lo dirà il campo, ma meglio così, perché almeno partiamo con una mentalità
un po' più battagliera, che poi però allo stesso tempo magari ci potrà dare delle soddisfazioni più avanti. Al fischio d'inizio domani ci sarà il minuto di silenzio, tra l'altro per ricordare quello che è successo nella tua Genova, un'emozione, o meglio una situazione particolare per te. Sì, è normale che il ricordo è forte, perché è una strada che ho sempre percorso, come penso la maggior parte di tutti i genovesi, e non è talmente un tratto principale di quella città, che sarà, rispetto magari a tanti altri minuti di raccoglimento, per me un po' più toccante. Mi dici perché quest'estate hai detto no a una proposta praticamente irrinunciabile per un giocatore di Serie B? Perché sono contento qua e non devo aggiungere altro, l'ho detto, sono felice qua, quindi ho detto no. L'ultima, Montalto, pericolo numero uno della Cremonese. Beh, viene da un campionato strepitoso, è un grande attaccante, ma non c'è solo lui, hanno Castrovilli, tantissimi giocatori di qualità. Ripeto, secondo me la Cremonese quest'anno ha costruito una formazione per provare a vincere. E perciò appunto ci vorrà una grande gara per partire bene. Sappiamo che fare un bottino lì a Cremona vuol dire aver battuto una delle formazioni più forti quest'anno. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Rimaniamo nel reparto difensivo anche con la seconda intervista che stiamo per proporvi. Si tratta di Marco Perrotta, difensore centrale, che in questa prima di campionato a Cremona contenderà la maglia, è in ballottaggio, almeno secondo le indicazioni fornite da Pillon, per il ruolo di difensore centrale insieme a Gennaro Scognamiglio. Sentiamo proprio Marco Perrotta e il suo pregara. Parto per rotta da quanto ha detto Pillon in conferenza stampa, in difesa tutti a disposizione, proprio lì ho tantissimi dubbi, insomma avete messo in difficoltà il mister. Sì, come giusto che sia, ci siamo allenati tutta la grande, quindi deciderà il mister, fare le sue scelte, credo che metterà in campo i migliori. Per rotta pronto per giocare? Sì, sicuramente, abbiamo affrontato una bella settimana, ci siamo allenati benissimo e siamo pronti per affrontare questa gara, che sicuramente non sarà una gara facile. La linea 4 è una certezza del tecnico Pillon, ma nella Cremonese Montalto anche è una grande certezza, lo scorso anno ha fatto benissimo, è secondo te lui il pericolo numero uno domani? Ma io credo che hanno delle belle individualità, però credo che nel collettivo siano molto forti. Carretta, Montalto hanno dimostrato l'anno scorso già le loro qualità, quindi sono giocatori bravi come li abbiamo anche noi, quindi dai, non dobbiamo aver paura, dobbiamo essere concentrati e affrontarli a viso aperto. La grande novità rispetto alla scorsa stagione in difesa è l'arrivo di Scognamiglio, che insieme con Campagnaro ha grandissima esperienza. Mi dici cosa hai notato di Scognamiglio, un po' le caratteristiche di questo giocatore? Ma sicuramente è una grande esperienza, si vede che ha giocato tanti campionati e sicuramente lui è quello che può aiutare noi più giovani a migliorare. È un ragazzo che chiama molto la squadra, è bravo a sistemarla al proprio posto quando c'è da difendere, quindi sto imparando molto da lui, lo ringrazio perché sicuramente può darmi molto per migliorare. Però in campo vuole giocare per rotta? Ah, sicuramente sì, voglio giocare perché comunque sono qui per questo, nessuno è felice quando magari non gioca, quindi io sarei felice se gioco il più possibile, quindi spero di giocare. Bocca al lupo. Crepi. Parole e musica del difensore centrale del Pescara Marco Perrotta, che ha visto così con queste parole la vigilia di questa sfida in programma domani allo stadio Zini tra Cremonese e Pescara, inizio alle 18, l'arbitro sarà Ross della sezione di Pordenone. Noi diamo di nuovo uno sguardo a quello che è il quadro completo di questa prima giornata del campionato di Serie B, vi ho già detto dell'anticipo di questa sera alle 21 tra Brescia e Perugia e poi le altre partite: Cremonese-Pescara, Salernitana-Palermo, Venezia-Spezia e Verona-Padova. E ancora Ascoli-Cosenza, Cittadella-Crotone, Foggia-Carpi, Benevento-Lecce, riposa il Livorno. Adesso ci fermiamo di nuovo e poi andremo avanti con un altro servizio in questa anteprima Pescara.
E noi continuiamo a parlare di calcio e del Pescara, ma al femminile. Perché? Perché con il raduno che c'è stato nei giorni scorsi al Poggio degli Olivi è partita la nuova avventura del Pescara Calcio Femminile, società di Serie C, nata sotto il segno del Delfino dopo l'affiliazione avvenuta lo scorso anno della Saponeria Pescara al club, con il club del presidente Daniele Sebastiani. Sentiamo alcune interviste realizzate da Mila Cantagallo. Andrea Cicconi, presidente del Pescara Calcio Femminile, questa è una creatura della Delfino Pescara 1936. Sì, esattamente, e infatti visto che hai usato il mio titolo, no, come presidente, ci tengo sempre a dire che non voglio fregiarmi di titoli troppo esagerati, perché c'è sempre il presidentissimo, come lo chiamo io, che è Daniele Sebastiani, che mi ha onorato, insomma, di questo ruolo molto gratificante e importante. Sì, una creatura perché il calcio femminile è destinato a crescere e anche Pescara non poteva esimersi dall'avere una squadra sia per obblighi di Lega ma per ambizioni cittadine, insomma dobbiamo rappresentarla al meglio possibile. Partecipate al campionato di Serie C girone D con quali ambizioni? Beh, innanzitutto con la giusta umiltà, benché con tanta grinta, ma con la giusta umiltà, perché siamo appena nati e quindi ovviamente non pretendiamo di fare proclami così ai quattro venti, però rappresentando appunto una società come Pescara, la giusta ambizione dietro c'è sempre. Abbiamo allestito una squadra secondo noi competitiva, il mercato non è ancora chiuso e quindi stiamo ancora contattando giocatrici. Non è facile perché chiaramente reperire le giocatrici in quanto donne non è assolutamente la stessa cosa che avviene sul calcio maschile, che sono molto di più, però insomma abbiamo, diciamo, una moderata ambizione di voler fare qualcosa di bello. Roberto Di Persio, allenatore del Pescara Calcio Femminile, una stagione in Serie C, un campionato tutto nuovo per la riforma che c'è stata, quindi un'incognita. Sì, sicuramente abbiamo un'incognita davanti. In quanto, diciamo, il campionato un pochettino cambia, anche se in sostanza rimangono i quattro gironi nazionali, noi faremo parte molto probabilmente, quasi sicuramente, del girone del centro-sud, e sì, sicuramente sarà un impegno, un punto interrogativo, però ci prepariamo per affrontare ogni difficoltà. Alessia Copia, centrocampista del Pescara Femminile, uno degli elementi di maggiore esperienza, hai dei trascorsi in Serie A con il Chieti. Sì, esatto, ho partecipato con il Chieti nell'anno quando abbiamo fatto la B, che poi siamo stati promossi in A, poi purtroppo la squadra è retrocessa, però è stata una bella esperienza. Che cosa porti di questo tuo bagaglio nel Pescara in Serie C? Vabbè, provo a portare un po' della mia esperienza, cerco di dare sempre il meglio, poi se arrivano i risultati è un valore aggiunto. Che squadra sarà questa? Ci sono degli elementi di esperienza come te, ma ci sono anche delle giocatrici giovani che hanno tanto da dimostrare. Sì, è una squadra nuova, si riparte da zero in pratica, ci sono tante ragazze piccole che possono crescere tanto, ci sono ragazze che come me hanno partecipato al campionato di Serie A, campionati maggiori, quindi sia con anche le piccole con il nostro appoggio magari potranno crescere maggiormente. E prima di chiudere vi ricordo come seguiremo la prima partita di campionato del Pescara, che debutterà domani alle 18 a Cremona, in casa della Cremonese. Diretta Calcio partirà alle 17.30, torna dunque la nostra diretta per seguire passo dopo passo con il nostro inviato allo stadio Zini quello che accade proprio sul campo, a seguire 91esimo con i contributi e le interviste ai protagonisti della partita, e poi subito dopo torna anche Terzo Tempo Live con l'analisi della partita. È proprio tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.